Gentili colleghi, vi mostro adesso un caso che, a mio giudizio, presenta alcune caratteristiche molto interessanti. Si tratta di un cuore destro ipoplasico nel quale si noterà la presenza di una riduzione biometrica del ventricolo destro e ancora di più della arteria polmonare, ma la cui classificazione risulterà poi alla fine meno semplice di quello che può sembrare. Avete visto la differenza di dimensioni con un ventricolo destro più piccolo, ma con nostra grande sorpresa avete visto lì il Doppler pulsato, vi è un flusso transtricuspidale assolutamente regolare. Diciamo innanzitutto che si tratta di una forma non severa, perché vedete che il ventricolo destro è più piccolo ma è ben formato, la tricuspide, abbiamo detto, funziona bene e con nostra grande sorpresa vediamo che anche la valvola dell'arteria polmonare funziona bene. Qui vedete che abbiamo una velocità massima che è intorno ai 90 cm al secondo, quindi sicuramente ai limiti alti, ma non suggestiva di patologia valvolare in senso stretto. Avete visto lì, con l'aiuto del colore, come la differenza tra la porzione destra e la porzione sinistra ventricolare sia decisamente importante. Avete visto anche che la mitrale è perfettamente continente. Vedete in questa scansione una tricuspide che è perfettamente continente. Ed ecco allora che cominciano a sorgere dei dubbi in merito alla possibile diagnosi differenziale. Nel frattempo ci andiamo a studiare con maggiore attenzione l'arteria polmonare. Vedete qui quanto è piccola. La vedete? E soprattutto fate il confronto in quella sezione mediastinica alta tra la polmonare e l'aorta. Qui vedete una perfetta sezione sinistra e vedete che il calibro dell'aorta è decisamente superiore rispetto al calibro della polmonare che abbiamo di lì qualche istante prima andato a misurare. Ci si aspetterebbe in questi casi di trovarci di fronte a una patologia importante sia della tricuspide che della polmonare, ma avete visto che in realtà si tratta di una patologia nella quale si riscontrano certamente delle alterazioni biometriche di dette strutture, ma senza una alterazione funzionale delle valvole. Noi sappiamo che le forme classiche di cuore destro ipoplasico sono legate a patologie importanti della valvola tricuspide. In questo caso, quindi, dobbiamo certamente cercare di identificare cause diverse. Un altro elemento che ci conferma la presenza di una riduzione del flusso nell'arteria polmonare lo vedete in questa immagine, c'è attraverso il dotto un reverse del flusso ematico dall'aorta, dall'arco aortico, verso appunto la parte destra del cuore. Ripetiamo ancora una volta la velocità massima dell'arteria polmonare. Abbiamo visto che si tratta di una velocità ai limiti alti della norma di poco sotto i 100 cm al secondo. A questo punto possiamo pensare che ci sia un'alterazione, c'è una riduzione del precarico, c'è una riduzione dell'afflusso di sangue per una potenziale alterazione del sistema portale fetale. Tutto questo invece, come vedete molto bene in questa immagine, non c'è. Il sistema portale è ben fatto, il ramo principale con le sue diramazioni, ramo destro e ramo sinistro, sono assolutamente normali. Io vi ringrazio per l'attenzione.